smettila di dormire! Continuare se vuoi. Vediamo. Dove eravamo? In fondo la forza è nel numero. Felice che tu l'abbia capito. Non farmene pentire. Ora troviamo il visir. Sconfitto il Daaka, il principe stava lentamente ritrovando parti di sé. La pressione e la disperazione che lo avevano guidato erano sparite. E per quanto triste fosse la situazione, ora c'era speranza. Speranza che tornasse la pace sulla terra e nel nostro eroe sofferente. Ma l'armata del visir lo cercava ancora. Ed era sempre più determinata. Cos'è quello lì? È il visir! Cosa gli è successo? Qualcosa di orribile. Qualcosa di grande. Aspetta! No! Dovresti essere contento. Non avevi nessuna speranza. Già, che sciocco! Hai ragione. Forse dovremmo arrenderci e andarcene dalla città. Conosco una bella isoletta poche settimane da qui. Sono sicuro che quando ritorneremo sarà tutto risolto. Se deridermi ti aiuta, allora accomodati. Ma sei così divorato dal desiderio di ucciderlo che hai buttato alle ortiche ogni strategia. Potevi morire. Possibile. Ma ora dobbiamo trovare un modo di entrare. Qui perdiamo tempo. Mi sembra la scelta migliore.
Non mi piace questa ragazza che scappa sempre avanti. Calmati, si è già dimostrato un'utile risorsa per noi. Stavo pensando a cosa ha detto prima fa. Non ha torto. Come pensi di uccidere il visir? È immortale ora. Il pugnale l'ha reso ciò che è. Esso potrà distruggerlo. Immagino che scopriremo presto se hai ragione. Queste creature traggono nutrimento dalle sabbie. Uccidile prima che sia un minotauro. Mostrami qualcosa di nuovo! Thank you.
bellissimo palazzo. Mio padre costruì questi giardini come simbolo dell'amore per la sua gente. Un tempo, questo regno era tutto così. Prova a usare le leve. Se arrivo dall'altra parte, forse troverò il modo d'aprire quella porta.